Nuova sede per i servizi sociali di Fano e quelli dell'ambito territoriale 6. I 30 operatori e l'assessore compreso traslocheranno entro novembre nei locali che si stanno approntando a Sant'Orso, all'interno del centro commerciale. 16 postazioni di lavoro nuove, front office e fibra ottica per accedere al sistema informatico comunale in maniera stabile e veloce, grazie ai 3 km ed oltre di cavo steso nelle linee dell'illuminazione pubblica, per un totale di spesa di 120.000 euro. Unificare i servizi sociali di Fano era indispensabile per dare una risposta qualificata e attuale. Lavoro più integrato significa garantire efficienza e risposte alle aspettative degli utenti, sottolinea l'assessore ai servizi sociali Marina Bargnesi. E quindi da qui a poco ci trasferiremo in tutte le sue parti che lo compongono, perché una parte già è in sede Sant'Orso, quindi le 16 postazioni nuove di cui si parlava prima vanno a ricomporre l'insieme dei servizi con il trasferimento di quello che oggi si trova qua in via Garibaldi. Inoltre ci sarà anche la presenza dell'ambito territoriale, per cui nella ridefinizione della ristrutturazione abbiamo fatto in modo che ci fossero le stanze, gli spazi sufficienti per poter mettere insieme tutte le parti fondamentali che offrono risposte in termini di servizi ma anche di politiche sociali. Alcuni erano dovuti modificare.